Oggi ci troviamo sulle colline di Alberona, dove Giuseppe Del Buono e Rosanna Corvino hanno deciso di coltivare erbe aromatiche come origano, salvia, rosmarino. Giuseppe Del Buono, come è nata l'idea di coltivare sui Monti Dauni queste erbe aromatiche? Questa è un'idea che, visto il mio primo lavoro, essendo un agente di commercio, vado molto in giro e facendo un po' visite nei vari paesi che ci circondano, vedevo sempre questi supermercati, la presenza di queste erbe aromatiche imbustate. E poi anche io ricordo mia madre, i miei nonni che andavano nel bosco una volta a fare queste spezie particolari dei nostri luoghi, che oggi purtroppo quest'usanza non c'è più, per visto l'evoluzione, che tutti stiamo per il lavoro sempre molto impegnati, e ci è venuta questa idea di coltivare queste piante, perché è più facile portarlo sul banco dei clienti, anche perché nei boschi, visto l'uso di pesticidi e quant'altro, nei boschi non c'è più presenza di queste piante. Infatti l'idea e l'obiettivo è di produrre queste piante rigorosamente bio, quindi diamo un prodotto delle origini che abbiamo noi. In fondo anche nei boschi non c'è più tanta, non se ne trovano abbastanza. E quindi, vedendo che molta gente ne fa uso, abbiamo deciso di fare questa esperienza. Un'esperienza innovativa, Giuseppe, grazie anche ai fondi del bando Agricoltura e Multifunzionalità del Galme di Daunia. Beh, devo dire che avevo già fatto una prova del genere di questo finanziamento in altre situazioni anche europee, che forse non è stato molto capito. Infatti, sotto questo punto di vista, dal Galme di Daunia è stata una situazione, vedo, molto apprezzata. Mi fa piacere che è stato capito questo progetto e niente, speriamo che ci vada tutto in porto e a buon fine. E chi volesse assaggiare i nostri prodotti dopo nel futuro ci venga a trovare. Che cosa farà con i fondi del bando? Allora, noi con i fondi del bando abbiamo previsto, oltre a circa 2 ettari di piantagione, ci sta un laboratorio da ristrutturare e da preparare, un laboratorio di lavorazione del prodotto semilavorato, perché da quando arriva dal campo, metterlo in una fase di essiccazione, quindi ci saranno tutto un processo di lavorazione per metterlo tutto su dei fili a mazzettini per farlo l'essiccazione. Dopo l'essiccazione ci sarà la fase di imbustamento e confezionamento come prodotto finito. Possiamo dire che oggi qui ad Alberona nasce un nuovo brand dell'agroalimentare dei Monti Dauni, le erbe aromatiche dei Monti Dauni? Eh sì, il nostro obiettivo, infatti sul nostro marchio viene chiamata azienda agricola Topposeggio, perché questa qui è una vecchia località, la località Topposeggio nella contrada Maitine, in cui vogliamo che questa pianta venga divulgata in tutta la nazione. Come si vive in campagna? Voi avete deciso di vivere in campagna. Per me è molto salutare e dà molta tranquillità, anzi, troppa. E quindi si vive bene. È un modo questo per invogliare anche a chi, soprattutto in questo periodo di pandemia, vuole abbandonare la città. Magari noi li invitiamo a venire a vivere qui sui Monti Dauni. Ma infatti è anche un altro del mio obiettivo, perché diciamo che lei finora è stato molto dietro ai bambini che erano piccoli, oggi i nostri bambini sono diventati un po' più grandicelli, sono autosufficienti. Invece di lei, visto il mio lavoro, che sto sempre in giro, che non mi piace granché, ho preferito dargli un consiglio lei, quindi di cercare di fare questo lavoro qua, quindi domani in un laboratorio, anche nella preparazione del prodotto finito, dentro casa, e che questo ci venga bene, insomma.